Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6, il telegiornale che si apre andando a Teramo, in provincia di Teramo, per parlare di infrastrutture, perché l'assessore regionale agli enti locali Pietro Quaresimale ha illustrato i 7 milioni di euro stanziati per le strade provinciali teramane dalla regione, contributi anche per il premio Pigro nel ricordo del cantautore Ivan Graziani e per la Coppa Interamnia. Ci dice tutto nel servizio Ania Cantagalli. Assessore, attenzione particolare al territorio teramano, tra milioni di euro per le strade provinciali, anche una legge ad hoc per il premio Pigro, insomma la regione Abruzzo è attenta anche al territorio teramano. Sì, sicuramente un'attenzione all'intera regione Abruzzo e in particolar modo anche per la provincia di Teramo rispetto alle ultime iniziative che abbiamo messo in campo, come ricordava lei, 7 milioni e 3 per quanto attiene la manutenzione delle strade provinciali, di cui 1,5 milioni a Campli, che sicuramente aveva necessità di cercare di aggiustare alcune strade, soprattutto quelle provinciali, nel tratto Paterno, Sant'Onofrio Gagliano e la zona di Campiglio, ma anche tanti altri comuni, Martinsicuro, Basciano, Torricella, Tortoreto, quindi sicuramente una notizia importante, l'abbiamo deliberato ieri in giunta. E poi finalmente il Pigro avrà una legge apposita che prima non c'era, cioè abbiamo sempre finanziato ogni anno questa manifestazione che ha avuto tanto rilanciare, perché secondo me Ivan Graziani è stato un artista importantissimo non solo per l'Italia ma per l'intera regione Abruzzo, che forse non è stato valorizzato in questi anni, invece io ho voluto dare una riconoscenza con una legge apposta, e quindi anche nei prossimi anni avrà una garanzia economica, quindi anche l'organizzazione può fare gli investimenti a livello nazionale perché ha una sicurezza. Attenzione che si conferma anche per la Coppa Interamnia. Sì, la Coppa Interamnia quest'anno c'è la ricorrenza. Abbiamo impegnato una somma come giunta regionale di 150.000 euro. Sicuramente anche questa manifestazione, dopo lo stop del Covid, si rilancia alla grande, e questo rappresenta anche un indotto turistico, economico, ma anche sociale per Teramo e l'intera regione Abruzzo. Da Teramo ci spostiamo a Spoltore, parliamo di politica, conferenza stampa questa mattina dell'opposizione di centrodestra a Spoltore, che ad un anno dall'entrata in carica della giunta Trulli accusa l'amministrazione cittadina di non aver fatto nulla e contesta anche la linea tenuta sul processo di fusione che dovrà portare alla nascita della Grande Pescara. Vediamo il servizio di Stefano Buda. L'opposizione di centrodestra lancia un duro attacco nei confronti dell'amministrazione comunale di Spoltore, guidata dal sindaco Chiara Trulli. Nel corso di un'apposita conferenza stampa tenutasi presso la storica sede della società operaia di mutuo soccorso, il capogruppo di minoranza Marco Della Torre, insieme ai consiglieri comunali Agnese Ranghelli di Forza Italia e Pierpaolo Pace della Lega e all'esponente di Fratelli d'Italia Tania Angelucci, ha passato in rassegna le principali criticità che riguardano la cittadina del comprensorio pescarese, accusando il sindaco Trulli di totale immobilismo. Rispetto a quanto dichiarato in maniera roboante durante la campagna elettorale, dopo un anno di tutte quelle dichiarazioni fatte, di tutti quei punti principali, noi non abbiamo visto una realizzazione. Ieri, per curiosità e per paura magari di essere smentito, di non ricordarmi qualcosa, sono andato a curiosare sia sulla pagina Facebook del comune che sulla pagina Facebook della sindaca Trulli, e non ho trovato nulla se non un asfalto di strade. Lei ha detto che si poneva in linea con l'amministrazione di Lorito. Di Lorito non ha fatto un'opera pubblica degna di questo nome, e purtroppo dopo un anno vediamo che, ad esempio, il Mammut, che si diceva che doveva essere già a maggio demolito, siamo a 1° luglio e non ancora è stato fatto nulla. Se poi invece vogliamo andare sul tema cultura, dove noi ci proponevamo come hub culturale anche per Pescara, proprio per le nostre caratteristiche, soprattutto per il nostro centro storico, noi riusciamo a non vedere nulla nemmeno in questi termini, perché lo Spoltore Ensemble, come negli altri anni, siamo arrivati che il direttore artistico è stato nominato a maggio, si fa una pubblica offerta di sponsorizzazione sempre a maggio, ma i grandi eventi non si organizzano così. Noi avevamo all'epoca un ente manifestazione Spoltore Ensemble, è stato cancellato clamorosamente.
ufficialmente e da allora si va avanti anno per anno alla buona sorte. Tra le contestazioni che il centrodestra muove nei confronti del sindaco Trulli, anche quella di avere assunto una linea che l'opposizione considera blanda e poco incisiva in merito alla partita della Grande Pescara. Cultura non ha ancora espresso, o meglio, la maggioranza non ha ancora espresso, non ha ancora cercato questo colloquio, questo incontro con i suoi futuri partner e quindi rischiamo di rimanere all'ultimo posto dei tre e donare quello che è la nostra cosa più importante, cioè un centro storico che non hanno le altre due città e un territorio molto vasto e molto bello che non hanno le altre due città. Noi siamo per far sì che Spoltore porti le sue istanze in un tavolo di trattative, perché alla fine quello sarà la fusione. Siamo a Pescara per parlare della conferenza stampa che questa mattina ha tenuto il consigliere regionale, vicepresidente del Consiglio Domenico Pettinari, che è tornato a denunciare le problematiche di spaccio nel quartiere Rancitelli nonostante la demolizione del ferro di cavallo. Vediamo. Abbattere il ferro di cavallo non ha risolto il problema dello spaccio e delle occupazioni abusive nel quartiere di Rancitelli. A dimostrarlo con i fatti è l'incessante operazione di mappatura delle cosiddette zone a rischio che sta eseguendo in queste settimane il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari con il supporto di residenti e cittadini. E questa mattina l'esponente pentastellato ha fatto il punto su quanto visto negli ultimi giorni. Ha prodotto solo due altre nuove piazze di spaccio, una l'abbiamo chiamato il Ferretto e questa qui è il Ferruccio, dove stiamo stamattina, questa è la più pericolosa in assoluto, la piazza di spaccio più pericolosa di Regione Abruzzo. Io ho fatto attività di osservazione, ho fatto dei video, mi sono messo a monitorare, ho visto che in una sola ora c'è un traffico di 70-80 persone all'ora. Se noi contiamo 30 euro a dose e 70-80 persone, vediamo quante persone possono andare ad acquistare droga. E tutto questo si consuma all'interno di alloggi popolari, è grave che qui ci sono degli alloggi popolari, allora i cittadini onesti ci chiamano, non ce la fanno più. Naturalmente loro denunciano, hanno sempre denunciato, hanno fatto tutto quello che bisogna fare, ma non ce la fanno più a vivere tra spacciatori di droga, tra criminali, pregiudicati, occupazioni abusive. Quindi io che cosa chiedo? Subito, immediatamente, prima che sia troppo tardi, già è troppo tardi, venire qui, fanno una grande bonifica, cacciare tutti gli occupanti abusivi, riassegnarli ai cittadini onesti che stanno in graduatoria, ma soprattutto qui ci serve un presidio fisso dell'operazione strade sicure, H24, due militari, un poliziotto, due militari e un carabinieri. Qui c'è il terrore, la violenza, i cittadini non ce la fanno più a sostenere una cosa del genere, ma non solo, nella vicina via Tiburtina, qui c'è un distributore d'acqua, non possono andare più a prendere l'acqua perché sono pieni di prostitute, tossicodipendenti, spacciatori, nella vicina via Tiburtina di fronte al Mandonè, è una situazione pericolosissima, qui ci sono alcuni cittadini che non ce la fanno più, non possono uscire dalle proprie case perché hanno siringhe dappertutto, a fianco all'ex ferro di cavallo c'è un'area completamente abbandonata dove continuano a drogarsi, con il palazzo che io chiamo lo scheletro, la stanza del buco dove abbiamo monitorato accampamenti, prostitute, tossicodipendenti, spacciatori di droga, è un inferno. Allora o si fa subito e presto, non operazioni spot ad orologeria, io vorrei vedere tutti i giorni un posto di blocco, ringrazio sempre le attività delle forze dell'ordine, ma qui serve un presidio fisso a H24. Torniamo a Teramo perché partiranno nelle prossime ore i lavori di riqualificazione e recupero di piazza Garibaldi, un progetto da oltre 1 milione di euro di fondi del PNRR che nei mesi estivi riguarderà la superficie con conseguenti disagi alla viabilità e restringimento di carreggiata. L'opera punta non solo all'abbellimento della piazza ma anche all'eliminazione delle infiltrazioni che interessano la sala ipogea e di sottopassi. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Progetto già presentato che prende il via effettivamente poi dalle prossime ore, come si concretizzerà? Si concretizzerà che nella prossima settimana sarà installato il cantiere su Piazza Garibaldi che restringerà un po' le carreggiate a disposizione del traffico veicolare. Dall'altra parte si inizierà a scavare, quindi a rompere la parte circolare esterna alla Piazza Garibaldi per poi procedere all'impermeabilizzazione non solo di tutta la corona esterna ma anche dei sottopassi pedonali
regionali che passano, che lambiscono la Sala Ipogea. È un progetto di riqualificazione e anche di rigenerazione urbana, nello stesso tempo servirà ad evitare che questa sala, così tanto richiesta ed utilizzata, possa essere fruibile 365 giorni l'anno in qualsiasi condizione meteorologica. Questo era l'obiettivo che ci eravamo prefissi, speriamo di arrivarci nel più breve tempo possibile. Lavori che fanno il paio con quelli in corso a Ponte San Gabriele, insomma i teramani dovranno avere un po' di pazienza. Sì, la problematica anche della difficoltà del transito su Ponte San Gabriele si vanno a sommare alle problematiche di Piazza Garibaldi, però mai nella storia forse teramana di un ente locale si era fatta un'attività proprio di concentrazione di questi lavori in un periodo di minor difficoltà, cioè quando i cittadini sono spostati al mare e quando il traffico extraurbano ovviamente si è ridotto al minimo. Nessuno mette in dubbio che la caratterizzazione storica della nostra città era proprio su quella fontana, su Piazza Garibaldi, realizzata con quei fiori meravigliosi, con l'indicazione delle giornate, non solo delle giornate, dei mesi, dell'anno con i fiori. Ovviamente tutti siamo d'accordo su questo, oggi ci troviamo che è stata realizzata questa sala Ipogea che però ha delle problematiche di infiltrazione importanti e che queste problematiche di infiltrazione importanti vogliamo risolverle in modo tale poi da poter pensare successivamente con un ulteriore progetto anche ad un posizionamento di una fontana che già oggi con questo progetto un po' di acqua ce la metteremo, ma non sarà ovviamente la riproduzione di quella fantastica fontana che ci ha accompagnato nel corso della nostra vita. La parte principale andremo a consumarla da domani fino alla riapertura delle scuole. Chiaramente i lavori non si concluderanno in quella fase perché sono lavori da fare internamente, ma diciamo in quel tratto di tempo dovremo e cercheremo di realizzare tutti i lavori esternamente, in modo tale di far tornare per quanto possibile la piazza nella piena fruibilità. Siamo alla cronaca sindacale perché si è tenuto questa mattina a San Giovanni Teatino il 5° congresso provinciale dell'UGL Chieti Pescara, tante le tematiche sul lavoro trattate alla presenza del segretario generale Paolo Capone che ha tracciato un focus proprio sulla nostra regione. Congresso provinciale dell'UGL Pescara Chieti a San Giovanni Teatino, alla presenza del segretario generale Capone, tante le tematiche affrontate in questo congresso, c'è una ripresa economica ma sul fronte del lavoro ci sono sempre dei problemi, delle problematiche da affrontare anche oggi. C'è una ripresa economica ma c'è anche da prendere atto che ci sono delle preoccupazioni. I dati del primo trimestre di quest'anno a livello nazionale restituiscono un aumento degli occupati, anzi il massimo storico degli occupati, e per la prima volta gli occupati stabili sono di più degli occupati precari, e questi sono due segnali buoni, cioè il PIL che cresce ed è un segnale buono anche questo. Poi ci sono i segnali di preoccupazione, soprattutto in quest'area tra Chieti e Pescara, dove insiste un importante distretto di eccellenza, direi, per l'automotive. Beh, quello che succederà nell'automotive rappresenta una incognita e una preoccupazione. Il passaggio al sistema elettrico crea delle apprensioni nel mondo del lavoro, perché non siamo proprietari ovviamente completamente di tutta la tecnologia che serve, siamo dipendenti da altri paesi non solo per i semiconduttori ma anche per le batterie che alimentano le automobili, i motori elettrici che sono più semplici non sono precisamente i nostri brevetti, noi abbiamo brevetti sui motori termici, quindi insomma c'è tutta una serie di preoccupazioni di questa natura. Di contro c'è una preoccupazione ulteriore, perché i nostri dati positivi dell'Italia, che si riverberano anche parzialmente nel territorio abruzzese, nel territorio pescarese o chietino, però contrastano poi con i dati invece preoccupanti che vengono dalla Francia e dalla Germania in termini proprio di crescita e di PIL. E siccome Francia e Germania sono i nostri maggiori committenti proprio nelle industrie dell'automotive che qui sono presenti e sono eccellenze, questo crea insomma un po' di apprensione. Un quadro quindi che ci offre delle speranze e comunque delle preoccupazioni. Come sempre viviamo un paese strano il nostro, l'Italia, è il paese delle contraddizioni. Nel momento in cui ci sono i segnali migliori, contemporaneamente ci sono i pericoli maggiori. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Parliamo di Carovita in bicicletta per dire basta tasse, burocrazia e caro bollette. È l'iniziativa di Salvatore Gigante che ha fatto tappa anche nella nostra regione. I particolari nel servizio di Stefano Recanati.
Una vita passata a lavorare, prima come proprietario di un'autofficina, poi di un ristorante nel nord Italia. Un giorno Salvatore Gigante, per tutti Sassà, decide di mollare tutto e girare l'Italia in bicicletta. La ragione? Dire basta alle prese in giro dello Stato e tornare ad essere libero da tasse, burocrazia, bollette e obblighi. L'ago della bilancia, che ha definitivamente spostato le priorità di vita di Sassà, è stata la pandemia. Che veramente c'è le multinazionali che ci stanno schiacciando e soffocando con loro, con pagare le tasse all'estero. Nel suo viaggio, dove ha toccato anche l'Abruzzo, Sassà si fa portavoce di coloro che devono fronteggiare questa crisi e fanno fatica ad andare avanti. L'obiettivo è costituire un'associazione in modo tale da amplificare la voce della protesta. Raccoglierò queste persone che mi hanno dato l'ok e mi seguono ancora tuttora a raggiungere un obiettivo ben valido per tutti noi, io intendo anche a livello di umanità, perché veramente ci hanno diviso, ci hanno creato con questo Covid, guerra e caro bolletta, a un disastro economico. Nell'era dei social è bastata una bicicletta, una maglietta blu con due frasi in giallo per attirare l'attenzione di centinaia e centinaia di persone. E questo incuriosisce molto le persone, quindi mi fermano a Giarre, sempre in Sicilia, una ragazza che mi ha urlato dietro e io mi sono spaventato, mi sono fermato, ho detto avrò fatto qualcosa, invece questa mi ha rincorso dietro, come si è avvicinata piangeva e c'aveva nelle mani 20 euro e ha detto ma se non sai neanche cosa sto facendo, lo so e mi ha dato 20 euro, ci siamo messi a piangere insieme. Andiamo avanti con il nostro telegiornale presentato questa mattina, l'apiario Torre del Cerrano realizzato dall'associazione Dimensione Volontariato nel Parco Marino della Torre del Cerrano, al via anche percorsi esperienziali del mondo delle api proprio nell'area marina protetta. Vediamo. Tre arnie da produzione e una da osservazione, nella quale è possibile vedere attraverso un'apposita finestra in totale sicurezza, grazie alla presenza di una parete in legno divisoria, tutto l'operato delle api, dalla raccolta del polline alla produzione del miele e tutte le altre attività all'interno dell'alveare. Si tratta del primo apiario didattico della provincia di Teramo, sito all'interno del parco della Torre del Cerrano. L'idea è dell'associazione Dimensione Volontario in collaborazione con l'apicoltura Il Vecchio Colle, i comuni di Pineto e Silvi e l'area marina protetta Torre del Cerrano. L'intero progetto è stato finanziato da Fondazione Tercas, Fondo di Beneficenza ed Intesa San Paolo e CSV Abruzzo. È una possibilità per i ragazzi di uscire un po' fuori da questa idea che la diversità o una certa diversità deve essere un po' tenuta a margine, no? In realtà questo dice che ognuno può dare il suo contributo secondo le sue possibilità e secondo le sue forze alla costruzione di una società migliore. L'idea del progetto è questa, questo poi con le api è particolare perché sapete bene che le api indicano molto bene quello che succede nell'ambiente e questo forse vale anche per l'inclusione, cioè lavorare insieme alle persone diverse da noi e anche quindi con disabilità anche, dice anche di come la comunità cresce e vive. Beh, questi ragazzi l'ha incuriositi perché noi tutta la parte invernale abbiamo fatto decine di incontri sulla parte teorica dell'apicoltura e si sono subito affascinati, presi bene, si sono interessati all'argomento, tant'è che prima parlando di api sono stati loro stessi, no, a illustrare alle persone che passavano quella che è l'importanza. È un animale affascinante che va salvaguardato e nel momento in cui un animale è così importante riesce anche a coniugare l'aspetto sociale, penso che sia una cosa bellissima che valga per tutti. Inizieremo adesso insieme a loro una bellissima collaborazione per scoprire il mondo delle api e cominceremo proprio dalla prossima settimana una serie di attività che vanno anche a migliorare il pacchetto di visite guidate e di educazione ambientale che portiamo avanti anche insieme alle guide del Cerrano, che permetteranno agli ospiti dell'area marina protetta di scoprire un nuovo mondo. Cambiamo ancora pagina. Teramo dal 4 al 15 luglio prossimi sarà il luogo di incontro sportivo di 5 continenti e 70 nazioni. L'occasione sarà quella di festeggiare i 50 anni della Coppa Interamnia. Alla parata inaugurale che si terrà il 9 luglio parteciperà anche il ministro per lo sport Andrea Abodi. Vediamo il servizio che è stato curato da Tania Bonnici Castelli.
presentato il programma ufficiale dei 50 anni dell'Interamnia World Cup. I valori dello sport e dell'inclusione saranno celebrati a Teramo con 70 nazioni e 190 città da 5 continenti. Saranno coinvolti tutti in tornei, eventi culturali e sociali. Il ministro Abodi il 9 luglio sarà alla parata inaugurale. Si celebrano i valori della Coppa Interamnia, che sono valori di carattere sportivo, sociale, culturale, turistico. Cosa ha rappresentato la Coppa Interamnia per questa città? Secondo me ha rappresentato un vero e proprio patrimonio umano, sociale, che forse non è stato dovutamente apprezzato. 50 anni, sono venuti tantissimi ragazzi, come vi organizzerete quest'anno? E se organizziamo come ci siamo organizzati nel passato, anche se dopo 3 anni di fermo è diventato ancora più difficile. Però ecco, con la grande passione, la gran volontà di celebrare il nostro cinquantennale, contiamo, speriamo di riuscire anche questa volta a condurre in porto questa impresa. 10 giorni di sport, ma anche tanti eventi. Sì, assolutamente sì, ci siamo, oggi presentiamo questo cinquantennale che partirà il 4 con il concerto di Diodato e a seguire tutti gli altri eventi culturali che finiranno col concerto di Berghetti l'11. E poi inizierà la Coppa Classica dal 9 al 15, dove ci sarà il torneo classico che quest'anno ci vedranno 70 nazioni, più di 200 squadre, insomma. C'era bisogno di ripartenza e questo ci ha fatto molto piacere, perché anche le squadre ci hanno fatto capire che volevano tornare, dunque bene, non vediamo l'ora di ripartire. Come saranno alloggiati? Allora, quest'anno abbiamo avuto, oltre alle scuole diciamo, del comune, anche la provincia ha dato una grossa mano per quanto riguarda le scuole superiori, e più abbiamo fatto un partenariato con gli altri comuni che ci sono stati molto vicini, il comune di Campli, il comune di Montorio, Notaresco, Civitella, Campli e Castellalto, dove anche loro hanno messo le loro strutture e ospiteranno queste nazioni in questi luoghi qui, dove chiaramente andremo a fare delle partite anche in quei luoghi lì. Ci spostiamo a Chieti perché è cominciata la 2 giorni di visita della Commissione per il Premio Città Europea dello Sport, che oggi e domani è proprio a Chieti in sopralluogo per visionare gli impianti del capoluogo teatino. Vediamo il servizio. È una commissione autorevole che ha insieme a noi visitato i nostri impianti sportivi, abbiamo mostrato loro il lavoro che come amministrazione abbiamo compiuto in questi anni nell'efficientamento sia strutturale che gestionale della nostra impiantistica sportiva cittadina, e poi abbiamo anche illustrato i progetti che abbiamo attivato per implementare la pratica dello sport in città, anche dello sport all'aria aperta, sia per quello che riguarda la crescita e la formazione delle nuove generazioni, sia per quello che riguarda l'aspetto della prevenzione della salute, oltre che poi tutta quella che è l'attività agonistica sportiva delle associazioni cittadine, che è veramente importante e che dà grandi risultati. Incrociamo le dita, siamo fiduciosi, più che altro siamo consapevoli di aver compiuto un grande lavoro in questi anni, perché Chieti è una città a vocazione sportiva. Noi insieme al nostro sindaco ne abbiamo rafforzato questa vocazione, abbiamo anche inserito nelle nostre linee di mandato. Chieti è la città dello sport, speriamo che possa essere città europea dello sport per il 2025. Per il 2025 Mogliano Veneto, Jesolo, Novara, Taranto, Seregno, Ascoli Piceno, Venaria Reale e logicamente Chieti, sono queste le 8 città sopra i 25.000 abitanti che competono al titolo. Siamo così giunti alla pagina dello sport, che apriamo con il calcio. Regina, Lecco e Siena sono le 3 bocciature Covisoc dopo l'analisi della documentazione per l'iscrizione ai campionati. I Lombardi però sembrano avere buone chance per conservare la categoria. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Regina, Siena e Lecco sono le escluse dai rispettivi campionati e avranno tempo fino al prossimo 5 luglio per eventuali ricorsi. Con un mese, quello che si è appena aperto, che come nelle previsioni si annuncia a metà tra mercato e carte bollate, perché i responsi Covisoc hanno restituito un panorama prevedibile. Gli Amaranto Calabresi rischiano davvero di non disputare la Serie B, con Lecco che in questo momento sarebbe esclusa ma che promette battaglia, soprattutto perché il nodo gordiano
è quello relativo allo stadio di cui la neopromossa sarebbe sprovvisto. Il Lecco aveva chiesto di giocare all'Euganeo di Padova completando correttamente l'iscrizione e giustificando il ritardo con lo slittamento in avanti dei playoff a causa dei ricorsi presentati dal Siena, escluso dalla post season a beneficio della Recanatese. Per la Regina invece il problema risiede nei 700.000 euro circa, più altri 600.000 per gli incentivi all'esodo da versare entro ottobre, da assicurare all'Agenzia delle Entrate entro il 12 luglio, secondo l'omologa del Tribunale di Reggio Calabria. L'eventuale esclusione definitiva nel Consiglio federale del 7 luglio darebbe il via libera al Brescia, che la Bila aveva perduta dopo anni nel play-out con il Cosenza, e col Perugia che attende di capire il destino del Lecco, la cui posizione però pare molto meno compromessa. Gli organi tecnici della FIGC torneranno a riunirsi il 6 alla vigilia del Consiglio federale per completare il parere, che potrà diventare esecutivo o essere modificato il giorno successivo. Per quanto riguarda la Lega Pro, la rinuncia del Pordenone porterà alla riammissione del Mantova, mentre per le tre che in questo frangente sono escluse è corsa a 4, visto che l'eventuale riammissione di Brescia e Perugia in Serie B libererebbe slot potenziali in Lega Pro. Le papabili sono Atalanta Under 23, l'Alcione in lizza col Nardò e il Piacenza. La bagarre tra Alcione, che potrebbe avere anche lei problemi con il campo dal gioco, e il Nardò potrebbe ridisegnare la geografia dei gironi B e C di Lega Pro, e a beneficiarne potrebbe essere proprio il Pescara, che con l'inserimento dei pugliesi potrebbe ritrovare il raggruppamento centrale. Ieri hanno vissuto ore di tensione anche Alessandria, Brindisi e Triestina, ma sono state giudicate tutte in regola. Ora il rischio è che gli eventuali ricorsi sportivi lascino poi spazio a quelli della giustizia ordinaria, che potrebbero, come già tante volte è accaduto, far slittare l'avvio dei campionati, anche se è un'eventualità che tutti vogliono escludere. Nel frattempo però il mercato prosegue, col Pescara che ha ormai chiuso il colpo Tunjov e prepara l'assalto a Rocca, che ha risolto il suo contratto con il Novara e adesso è libero di accasarsi in riva all'Adriatico, mentre tra i pali bisognerà ricostruire da zero, visto che non rimarranno né Plizzari né Sommariva e a Daniello non sarà rinnovato il contratto. Sul giovane portiere c'è l'interesse della Turris. A Pineto la prossima sarà la settimana delle ufficialità, con Gambale e Volpicelli, oltre a Tonti, Amadio, Ingrosso e Germinario, aspettando di capire quali saranno le avversarie della prossima stagione. Ancora calcio, altri rinforzi per il Città di Teramo, Ecco Negro e Cipolletti, e dunque dopo la costituzione della nuova società continua il lavoro per la costruzione della nuova squadra. Nel frattempo il sodalizio biancorosso ha ufficializzato l'arrivo proprio dei due giocatori di cui abbiamo parlato poco fa. Vediamo il servizio in merito di Ania Cantagalli. Direttore, il riposo è finito, da ormai alcune settimane si lavora sprombattuto e state lavorando bene. Beh, speriamo di lavorare bene, stiamo cercando di costruire da zero questa squadra, abbiamo avuto la fortuna di avere delle conferme, vediamo e speriamo di averne altre e poi puntelleremo la squadra per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi, vediamo piano piano. L'obiettivo è quello di provare a vincere il campionato d'eccellenza, perché il nome Teramo comunque lo impone. Ma sicuramente è quello di fare il massimo, quella parola evito di usarla, però non l'ho mai promessa, però sappiamo che abbiamo un obiettivo importante avanti a noi, perché Teramo merita di puntare a vincere. La partenza con qualche settimana di ritardo, quanto le ha complicato i piani? Beh, un pochettino sì, perché molti non c'è il tempo di ragionare, abbiamo poco tempo per ragionare, di conseguenza dobbiamo lavorare con coscienza, però dobbiamo anche velocizzarci perché il tempo è abbastanza limitato. Si gioca con l'obbligo appunto dei tre under titolari, magari tra portiere, difesa e centrocampo ipotizziamo una divisione corretta? Sì, purtroppo queste categorie si fanno con le carte d'identità, quindi vogliamo cercare di trovare ragazzi motivati a venire a Teramo, perché la visibilità per loro sarebbe enorme, e vogliamo cercarli motivati e bravi, pronti per giocare una piazza così importante, perché non è facile giocare con questi tifosi, con questa piazza, con la pressione di dover ottenere determinati risultati. Quindi cerchiamo di trovare il meglio, ma voglio soltanto gente motivata, non voglio andare a prescindere. Nados è un ragazzo fantastico, abbiamo lavorato bene insieme negli anni e vediamo cosa poi il mercato proporrà, sicuramente è un'idea. L'ultima, se magari state scontrando come lo scorso anno un po' una voglia dei giocatori teramani, degli under teramani, di non sposare la causa Teramo.
Questa è una cosa che purtroppo io non mi spiego, l'ho detto anche ai tuoi colleghi. Probabilmente la colpa è dovuta a tutti i fattori esterni, quello che è successo in questi anni. Come ho già detto, la parola giusta secondo me è il senso di appartenenza. Spero che si ricrei questo senso di appartenenza, perché non vedo perché andare altrove, perché Teramo, come l'ho sposata io da non teramano di cittadinanza o di residenza, Teramo è una grande opportunità per tutti, lo è per me e voglio soltanto gente che la pensi come me. Ed è tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito, dalla nostra redazione l'augurio di una buona serata.